Noi eravamo con Will Sì. e abbiamo visto che Will quindi esprime generalmente il futuro, generalmente, cioè l'uso più comune di Will è per il futuro, per creare un puro futuro. E dico un puro futuro nel senso che generalmente se noi stiamo parlando del futuro, non è una cosa che vedi, è una cosa che immagini, no? Cioè, è nella tua mente, questo è un concetto strano, mentre invece going è anche un futuro, cioè is going, però è diciamo meno un futuro perché lo vedi, cioè è un futuro talmente imminente che vedi, è come dire sta per quasi, no? Will invece è proprio il puro futuro dove stiamo immaginando quello che succederà nel futuro senza nessuna evidenza presente, no? Questo è il concetto. Però Will è anche usato per appunto la richiesta cordiale, cioè l'imperativo cordiale, però è meno comune del will come futuro. Come diresti quindi? Hai voglia di farlo per me, per favore? Hai voglia di farlo per me? Sì. Will you do for me this, please? Ok, farlo, no, 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 do do, it. ok. Do it. Will you do it for me this? Sì, hai detto hai voglia di farlo per me questo. Io Ah, voglio, sì. hai voglia di farlo per me, per favore? Will you do it, please? Ok, will you do it for me, Will do please? it. Will you do it for me, please? Quando lo farai? When will you do it? Sì, when will you do it? When will you do it? Allora, l'italiano qua usa il futuro. When will you do it? Tu avresti potuto dire when are you going to do it? Quando hai intenzione di farlo. Dipende, dipende cosa vuoi esprimere. Tutto lì. Comunque, when will you do it? È quello che volevo io. Quando vuoi farlo? Domanda. Quando vuoi farlo? When will you do it? Sì, questo è quando lo Or, farai. what, quando lo fai? When do you go? No, when going you Allora, ok, stai usando il going, quindi per vuoi. Quindi, when are you going? you going? Ok, ma usa proprio la parola vuoi. Quando vuoi farlo? When want to, when are you want? No. Aspetta un attimo, c'è un attimo di confusione. È Quando normale. vuoi. Do you want? Ci sei. Quindi, quando vuoi farlo? Domanda. Questo When do you want it? è quando lo vuoi. Quando lo vuoi? When do you want it? Ma quando vuoi farlo? What you do? Allora, prova di nuovo, lentamente. Quindi, quando? You want do it? Ok, quasi. When do you want fare? No, usa sempre due. Quindi fare. Do oppure fare al momento do No, no, it, no. go. Fare era giusto due, ma all'infinito. To do. Ok, allora proviamo di nuovo. Quindi quando vuoi When do fare you lo. it? When do you want to do it? Ok, adesso ci siamo. When, è stata un po' Aspetta. una fatica, però ce l'abbiamo fatta. When do you want? When do you want? Do you want? Domanda. When do you want to do it? E non è futuro quello. No, quello è al tempo presente, quando vuoi farlo. Anche se sto parlando del futuro, comunque sto usando un tempo presente. Quindi, when do you want to do it? Quando vuoi farlo? Quando vuoi vederlo? When do you want?
To see it. Ok. Quando vuoi mangiarlo? Domanda. Do you eat, when do you want eat it? To eat Ok. When do you want to eat it? Perché it. mangiare è infinito. Quando è che togliamo il to? Togliamo il tu quando c'è la maniglia prima, no. Esatto, quando c'è la maniglia prima, tipo will, can, Will. eccetera, cioè togliamo il to. Ok. Allora, adesso proviamo questo. Vediamo se te lo ricordi. Quando vorresti farlo? Ah, would, no, Sì. giusto? When would... When would you do it, to do it? Allora, would è una maniglia innanzitutto, quindi Come? would è una maniglia, no? Sì, when do you would it, do it? Ok, do è anche una maniglia, non puoi mai mettere due maniglie assieme. Ah, would e you allora. Ok, quindi when, quando vorresti. When would you When would you? eat? Ok, allora, quindi quando vorresti farlo? Quando vorresti farlo? When do you would Attenta, attenta, aspetta. attenta. Quindi abbiamo i vorresti, vorresti, questo è would, no? Vorresti è Would, would, yes. quindi when would, ma poi abbiamo bisogno del vorrei, cioè quel verbo di vorresti, ma se ti ricordi cambia. Aspetta, non mi ricordo. Andiamo, va bene. Non mi ricordo. Allora, quindi vorresti, would you like? Would you Ti ricordi che like? questo vorresti non usiamo il verbo want, ma si cambia il verbo e diventa like, quindi when would you like? Quando vorresti? When would you like? Quindi come diresti quando vorresti? When would you like? Ok, quando vorresti vederlo? When would you like to see it? Ok, when would you like to see it? Quando vorresti mangiarlo? When would you like to eat it? Ok, when would you like to eat it? Quando vuoi mangiarlo? When do you want to eat it? Ok, adesso ci siamo. When do you want to eat it? Quando vorresti andare? When would you like to go away? Ok, quindi stiamo giocando con when do you want? Quindi questo vuol dire vuoi. E when would you like? Quello vuol dire vorresti, ok? Vorresti. Ok. Allora. Quindi, ripartiamo. Quindi, hai voglia di farlo per me, per favore? Do Attento, you quello will sono due to do it maniglie, for eh? Attento, attento. alt yes when will you do it for me? Ok, questo è quando lo farai per me, ma hai voglia di farlo per me, per favore? Aspetta, hai voglia di farlo per me. Do you want to do it for me, please? Sì, vuol dire, è giusto, questo vuol dire lo vuoi fare per me, cioè ti sto chiedendo della tua volontà, cioè una cosa che tu vuoi fare per me, do you want to do it for me? Ma io ti sto chiedendo una richiesta, ti sto richiedendo di fare qualcosa per me, cioè ti sto chiedendo cortesemente, hai voglia di farlo per me? Will you to do it for me? No. C'è la maniglia, will you? Will Ok. you do it for me, Adesso ci please? sei, will you do it for me, please? Will you Will do you do it? it for Perché cade il to dopo le maniglie, non c'è il to. Ok, perché volete farlo? Why do you want to do it? Bravissimo, why do you want to do it?
Perché vorresti farlo? Why do you want to do it? Sì, questo è perché volete, ma perché Ah, vorrei. vorresti? Why would to no, non c'è il tu. Why would you do it? Ok, quasi. Questo è perché lo faresti? Quindi siamo quasi nel giusto, ma perché vorresti farlo? Why would you do it? Allora hai messo il esti su fare, hai detto perché lo faresti, ma io perché vorresti farlo? Mi sto comandando. È perché c'è un sacco di confusione da farsi, eh? Quindi vorrei o vorresti, would you like? Quindi perché Ah. vorresti farlo? Why would you like to do it? Ok. Why would you like to do it? Quindi stiamo giocando con questo vorresti, che è would you like, e vuoi, che è do you want. Uomo. Ok? Vuoi, do you want? Domanda. Vorresti, would you like? Domanda. È normale la confusione, Alessandro, stai tranquillo, è normale, è normale. Io è per quello che bisogna ripetere. Allora, quindi. Perché vuoi mangiarlo? Why do you want to do it? Why do you want eat it? Why do you want to eat it? Ok, why do you want to eat it? Ok, perché vuoi mangiarlo? Why do you want to eat it? Perché vorresti mangiarlo? Why would you eat it? Siamo Aspetta. giocando con vuoi, domanda. Why would you like to eat it? Ok, why would you like to eat it? Why would you like to eat it? Quindi c'è questo vorresti che would you like e vuoi che do you want, ok? Perché vorresti mangiarlo? Why would you like to eat it? Ok, allora lo farò. I will do it. Non ho sentito bene. I will do it. Ok, I will do it. I will do it. Non lo farò. Ok, I will not do it. alla forma contratta, te la ricordi? No, I won't. I won't. I won't. Sì, è scritto WON apostrofo T, quindi non lo farò. I won't do it. I won't do it. Voglio farlo? I won't do it. Questo mi sembra Io no, non lo farò. I won't do it. Mi hai detto di nuovo non lo farò, perché hai tolto il tu. I want to do it. Adesso hai Nel detto voglio farlo. Perché se tu dici non lo farò, metti la maniglia will, I will not, cade poi il to, quindi I will not do it. Ma se tu dici voglio farlo, allora I want e poi devi metterlo all'infinito. I want E quindi quando anche I can to it, I can to do it. to. Non è Oh, possibile dire quello perché se c'è can deve cadere il to. can, I can, però senza un negativo. Il can deve cadere il to. Sì, perché è una maniglia. Però il want non è una maniglia a questo punto, se c'è il to. Allora, aspetta. Want, verbo volere, non è una maniglia, è un verbo pieno, Ecco. no? Verbo piano, perfetto, Però sì. won't, cioè will not, quello è una maniglia, che sia al negativo o all'affermativo, non importa, o alla domanda, Perfetto. il to cade. Quindi non lo Bene. farò. I won't do it. Ok, stai molto attento qua, questo è importante, ok? Quindi voglio farlo.
I won't do it. Ok, non lo mangerò. Io non lo mangerò. Sì. I don't eat it. Questo è non lo mangio. I won't eat it. Good, I won't eat it, perché dobbiamo metterlo al futuro con will, quindi I won't eat it. Voglio mangiarlo? I want to do it. I want to eat it. Ok, quindi lì stai mettendo questo to, quindi I want to eat it. Ho intenzione di farlo. I'm going to do it. Bravissimo, I'm going to do it. Non ho intenzione di farlo. I'm not going to do it. Ok. Ok, non ho intenzione di farlo, I'm not going to do it. Non lo farò. I'm not will do it. I will not do it. Ok, I will not do it. Con la contrazione? I won't eat it. Ok, non lo mangerò, ma non lo farò? I won't eat it. Do it. I won't do it. Ok, I won't do it. I won't do it. Voglio farlo? I want to do it. Bravo, I want to do it. Vorrei farlo. I would do it. Di nuovo. I would do it. No, attento, attento, no, perché qua abbiamo vorrei. I would like to do it. Adesso ci sei. I would like to do it, perché vorrei, I would like, vorresti, you would like, vorrebbe, he would like. Ok, a che ora sarai qui? What time do you stay here? Ok, sarai è verbo essere, no? Quindi to be. Ok, quindi to be. Però è una domanda al futuro, sto chiedendo del futuro, no? A che ora sarai qui? Non a che ora sei qui, ma a che ora sarai qua, futuro. Will you to be here? Allora, dopo le maniglie deve non c'è be. No, deve il cadere il tu. Quindi what time will you be here? At what time will you be here? At what time will you be here? Ok, quando lo farai? When will you be it? When will you do it? Okay, when will you do it? When will you do it? Okay. Do it. Okay. A che ora avete intenzione di essere qui? What time are you going to be here? Bravissimo. At what time are you going to be here? A che ora volete essere qui? What time are you going to be here? Sì, ok. Want possiamo mettere volete in questo caso. Quindi, vai. What time do you want to be here? At what time do you want to be here? Bravissimo. Allora, adesso attento, attento qua. A che ora vorresti essere qui? What time would you like to be here? What to be here? Okay, at what time would you like to be here? At what time would you like to be here? Bene, bene, ok. Siamo. Per adesso sì, vediamo poi lunedì. Cioè, esatto. Sempre... No, era da tanto tempo che lo facevo. No, quindi... no, ma va bene. Va bene. Allora, avete intenzione di essere lì domani? Are you going to will? Hai detto are you going, quindi non puoi mettere will. Avete intenzione di essere lì domani? Sì. Are you going to be there? Bravo. Tomorrow? Bravissimo. Are you going to be there tomorrow? Lì si dice there. Come si dice qui? Here.
Ok, so are you going to be there tomorrow? Quanto tempo, ti ricordi come si dice quanto tempo? How many time? Sì, semmai how much time, perché se ti ricordi non possiamo disegnare il tempo, ma Much time. quindi how much time, però c'era un modo più colloquiale, diciamo, quanto lungo. Quanto lungo vuol dire quanto tempo? Long Senza time, solo quanto lungo, how long. E quello vuol long. dire quanto tempo, ok? Quindi quanto tempo sarete lì? How long will you to be there? Sì, dopo le maniglie dobbiamo togliere il to. Quindi, how long will you be here? E will you be there? Ok, how long will you be there? How long will you be there? Vedrai che arriverà a un certo punto che ti dai un calcio nelle caviglie per fartelo ricordare. Deve arrivare da te. Io posso solo essere quello che insisto, ma sei te che ti devi Sì. dare il calcio alla fine. Ma sta arrivando, eh? Fra un po' andrai a farti una doccia fredda, vedrai. Allora, quindi how long will you be there? Allora, prova questo. Quanto tempo avete intenzione di esserci? How long are you going to be? Cioè, esserci vuol dire essere lì. To be there. Ok, how long are you going to be there? How long are you going to be there? Mi interessa di più il fatto che hai detto how long are you going to be che aver dimenticato il. Quindi, how long are you going to be there? Allora, io adesso te la butto come lo direi in italiano. Stiamo parlando della cena e dico, ma quando è che sarà pronto? How long time for ah no, aspetta. Quando è che sarà pronto? In questo caso è una cosa imminente, quindi con are going io utilizzerò. Quando sarà pronto? Are you going to be ready? Ok, stiamo parlando della cena, non di te. Cioè, tu hai detto when are you going to be ready, che è giusto, quando è che sarai pronto, ma io voglio quando è che sarà pronto. Vai. Are it going to be ready? Ok, quando però, quando? When are it be ready to be ready? Ok, ti suona bene are it? Is No. it? Is it? Is Ok, quindi quando è che sarà pronto? When? When is it be ready? Ok, non mi hai messo un futuro. O going o will? Going, tra Ok, io. quindi vai di nuovo. Quando è che sarà? When are it going? Aspetta, when is it going to be ready? Adesso ci sei. When is it going to be ready? When is it going to be ready? Ok. Quando pensi, cioè quando prevedi che sarà pronto? When will you Parlando della cena. when will it be ready? Sì, allora, quando prevedi, ma se io ti sto chiedendo una previsione, presumibilmente sei te la cuoca o il cuoco, e quindi presumibilmente io sto chiedendo a te di darmi informazione che tu sai. Ok. Cioè, sei te che stai cucinando, no? E quindi presumo che tu sai quando sarà pronto. Quindi mi sto rivolgendo a te, però Quindi sto parlando della cena. quando faccio la domanda, io sto indagando per sapere, secondo la tua previsione,
evidente che tu hai, io sto chiedendo, Ah, ok. hai capito? Cioè, perché sei tu che stai cucinando, quindi tu sai quando sarà pronto. Quindi, when will you be it ready? When will it be ready? Ok, sì, ma va bene anche questo, eh? Non sto dicendo che è sbagliato, cioè, when will it be ready? Oppure potresti dire, when is it going to be ready? Tutto lì, cioè, Ah, no, ho sbagliato. no, cioè, veramente potresti usare tutti e due adesso pensandoci. Comunque, comunque, stai attento con questo is. When is it going to be ready? Ok? O when will it be ready? Ok. Allora, facciamolo ancora un pochettino e vediamo come va. Voglio farlo. want to do it. Ok, quello è andato bene. Non voglio farlo. I don't want to do it. Ok, superato. Non lo farò. I won't eat. Aspetta, I won't to do it. No, I won't do it. Adesso ci sei. Ok, I Will won't do it. Perché? perché c'è la maniglia e c'è will not. Ok, quindi cade il to. Ok, I won't do it. Do it. Voglio farlo? I want to do it. Ok, vorrei farlo. I would like do it. I would like to do it. Adesso ci sei. Hai già tolto il to con like. Non hai detto I would to like, hai detto I would like. Poi abbiamo I un would like to. secondo verbo, quindi I would like to do it. Ok. Noi vorremmo farlo. We would like to do it. Bravissimo. Noi non vorremmo farlo. We don't, no, we don't would like, non si può dire. Sì, allora per fare We il non, basta mettere not dopo la maniglia. would not like. Ok, We farlo. would not like to do it. We would not like to do it. Quindi non posso farlo, I cannot do it. Non voglio farlo è diverso. I do not want to do it, ma lì non c'è maniglia. Cioè non lo farò, I will not do it. Non vorrei farlo, I would not like to do it. Ok. Stato dura, eh? Salvezza. E poi aggiungiamo maniglie e vedrai che confusione che ti farai, però. Stiamo perseveranti. Sì, no, no, ma va bene, ma poi vedrai anche con quell'altro corso, secondo me, quello è proprio una che scioglie. Cioè, quell'altro corso, secondo me, è una favola, è perché secondo me proprio non so se ti sei reso conto, ma proprio devi essere molto più pronto lì. Non hai tanto tempo per pensare, deve uscire quel che esce ed è lì. Deve uscire in automatico, Sì, sì, dico. sì. Deve essere impegnato da uscire da solo, deve venire naturale. Esatto. Quindi. Infatti anche il would like, secondo me c'è proprio da memorizzarlo così. Sì. Non devi pensare tanto would, No. would like, il would. Sì. E poi mi ha fatto comprendere il fatto dell'it, del to, perché in realtà si toglie già il like. Sì. Would you like to do it? Quello che viene dopo c'è sempre il to. Sì, perché il like l'hai Quindi, già tolto sul like. Sì, esatto. esatto. Dai, bene, io mi sto puntando la sveglia ogni sera per Sì. fare il cosa, Purana. Quindi, Ah, Poana, vedremo good. A da che qui a punto 10 sei con giorni. No, Poana? allora, io ho ricominciato dal primo capitolo, Sì. ho ricominciato per essere costante, quindi dal primo capitolo in poi mi farò ogni sera quei due capitoli in modo che Ok. resta, come dici, provare per 10-20 giorni in modo che Sì. venga E automatico. quando lo leggi riesci a capire al brucio? Cioè subito? Allora, al primo sì, il primo capitolo al momento, ho fatto il secondo, se non erro, mi è venuto tranquillamente, forse solo una parola Sì, mi bene. sfuggiva, l'ho ricercata, bene.
Pure in quello che mi ha inviato dei trick outs di Ugo a Caltanissetta, di Carlo, il Sì. poliziotto a Caltanissetta, c'erano soltanto due o tre parolette che Sì. non sapevo, poi per il resto ci Allora, il siamo. livello è più o meno giusto perché è quello che voglio, perché come ti ho detto, stiamo focalizzandoci sulla grammatica, non sul vocabolo, e quello è il punto. Vogliamo essere centrati su come si formano le frasi in inglese. Poi da lì è un copia e incolla, riesci a mettere poi le altre parole che vuoi, ma te prima devi capire come si forma. E più che capirlo, devi proprio acquisirlo. È molto importante. Sì, Acquisirlo. sì. Acquisirlo si fa appunto con The Three Cats e quelle storie lì. Lì acquisisci. Perché non basta la spiegazione. La spiegazione va bene fino a un certo punto, no? Certo, Che no, poi ci vuole esercizio. sì, ci fa proprio esercizio. È come andare in palestra praticamente. Brava, pratica quotidiana ci vuole. Esatto, Poi esatto. il mio obiettivo è quello di poter leggere e parlare tranquillamente in inglese. Sì. Di più mi interessa proprio leggere i libri in Sì, inglese. va bene, ma E quello, dai, capito? ti... Il libro me lo fai sapere, Sì, Alex. va bene, no, no, senz'altro. Ma ascolta, l'importante è per questo percorso è di stare nel presente, cioè nel senso, goditi il momento dell'apprendimento, non stare lì a voler essere da un'altra parte. Tu stai qua. E lasciati andare avanti senza buttarti troppo nel futuro. Non so se vedi quello che voglio dire. Perché se ti Sì, butti nel ho capito. futuro non sei più qua e quindi non puoi più imparare. I bambini sono presenti, no? È molto importante sta cosa. Non sembra no, però lo è. Dai. Cioè, quindi tu, il fatto di non pensare all'obiettivo che devo Non pensare raggiungere, ma godermi. all'obiettivo. Tu goditi il momento e i successi che hai in questo momento, no? Vedi anche l'obiettivo, ma non pensarci troppo, cioè goditi anche il fatto di imparare Presente. una parola nuova o di aver capito una struttura nuova, eccetera. Goditi quella cosa lì, no? Ma anche tipo quando abbiamo fatto quella cosa dei gatti, cioè comunque era una lezione dove abbiamo comunque, vabbè che ho parlato la maggior parte del tempo io, però è stato una comunque un dialogo, comunque c'è stato, no? Ed è un risultato questo, è comunque un risultato che poi porteremo avanti, no? Man mano questo dialogo diventa sempre più complesso e con più entrate grammaticali dentro, quindi c'è sempre più espressione possibile da parte tua e l'obiettivo è che alla fine, facendo quelle lezioni lì, alla fine l'obiettivo è che tu stai parlando e non ti ne sei reso conto che hai imparato. Ecco, questo il concetto è quello. Almeno spero che sia così, ma credo di sì. Cioè, mi sembra che sia molto valido. Quindi, sì, Assolutamente. dai. Bene, allora ci vediamo lunedì. Ci vediamo a Mosca, dai. Che Yeah. disastro.